Secondo appuntamento in Toscana per la categoria esordienti. Gentili telespettatori sportivi, un cordiale saluto da Calenzano e dal circuito del Colle e degli Assi, denominato così perché negli anni 70 si svolse per 4 edizioni un circuito degli Assi con i più grandi campioni dell'epoca, vale a dire Mers, Gimondi, Bitossi, Motta, Zilioli, Moser, Basso e Poggiali. La prima edizione nel 1973 fu vinta proprio da Felice Gimondi, poi nel 74 da Franco Bitossi, nel 75 da Francesco Moser e poi da Alfio Vandi nel 1976. Questa volta di scena invece, a tanti anni di distanza, sono gli esordienti del primo anno, quelli che hanno 13 anni e che daranno vita alla 73esima edizione della Coppa Comune di Calenzano, patrocinata dal Comune con la presenza dell'assessore allo sport Laura Maggi, ed organizzata dalla Fosco Bessi, avete visto qualche istante fa Dimitri Bessi, che è l'attuale presidente della società calenzanese. In palio anche il trofeo degli Assi. È un circuito impegnativo, soprattutto per la categoria esordienti, quello di Calenzano, infatti sono 3 km e 500 metri, con un ultimo chilometro in costante ascesa e poi in questa mattinata di aprile c'è il sole ma c'è anche un forte vento di tramontana contrario alla marcia dei corridori proprio nel tratto più impegnativo, quello finale che porta al traguardo. Insomma, la selezione non dovrebbe mancare. Ottimo successo per questa giornata azzurra che avrebbe dovuto svolgersi lunedì di Pasqua, poi fu rinviata a seguito delle restrizioni anti-Covid, era questa zona appunto nella cosiddetta fascia rossa, mentre è stata riproposta con il solito impegno dalla Fosco Bessi in questa domenica di aprile. Per quanto riguarda gli atleti del primo anno, 74 coloro che hanno preso il via, sono 6 giri in programma e quindi il chilometraggio complessivo è di 21 chilometri. Il presidente di giuria di questa manifestazione è Andrea Goti, il giudice di arrivo è Marco Disep, il direttore di gara invece è Giacomo Martelli. La scorta tecnica è del Moto Guzzi di Prato, medico di gara è il dottor Antonio Stinchetti, con l'assistenza sanitaria della pubblica assistenza di Calenzano. Massimo Capocchi del gruppo 4 Radio Corsa è invece l'addetto all'informazione in gara. Questo è il gruppo che sta percorrendo i primissimi chilometri di questa prova e, come già era successo a Coltano 7 giorni fa, è il pratese Menici, poi sfortunato in quella gara perché fu vittima di una caduta, a fare l'andatura proprio mentre gli atleti vanno ad affrontare il tratto impegnativo in salita che porta verso il traguardo. Siamo nella zona di Settimello, il ritrovo era previsto presso il circolo MCL, ma in questo periodo il circolo stesso, il locale MCL dove ha sede anche la Fosco Bessi è chiuso a seguito delle restrizioni anti-Covid e quindi è stata allestita la zona di ritrovo nei pressi del cementificio di Settimello, proprio ai piedi in pratica della collinetta dove si snoda questo circuito che gli atleti stanno percorrendo. Intanto vedete con il numero 158 è Lorenzo Guidi, maglia del team Valdinievole, che prova ad allungare. Il primo tentativo che avviene in questa prova, siamo nel corso del terzo giro, quindi siamo a metà gara, subito sulla ruota di Guidi si stanno portando anche gli altri e quindi si va ricompattando il gruppo. Da segnalare che siamo a metà gara, ma sono già diversi gli atleti staccati in maniera inesorabile, lo si vede anche da questa immagine, un certo frazionamento, ma diversi altri
altri sono gli atleti che hanno perso già contatto. Con le immagini, ora siamo nel corso del quarto giro, situazione che non cambia, gruppo che si sfoltisce praticamente di chilometro in chilometro. Gli atleti dell'Olimpia Valdarnese di Montevarchi, una delle formazioni più attese a fare l'andatura, con il 136 è Brian Ceccarelli, che guadagna anche una ventina di metri con uno scatto che ha appena effettuato, e con gli altri impegnati all'inseguimento dopo questa gara del primo anno che ha aperto questa giornata azzurra, 73esima Coppa Comune di Calenzano, trofeo degli assi. Ci sarà naturalmente la gara del secondo anno. Da segnalare che in palio quest'oggi per la gara allievi anche il trofeo alla memoria di Faliero e Clara Vangi, ovvero i genitori di Fabrizio Vangi, che appunto vengono ricordati con la messa in palio di questo trofeo, ma naturalmente ne parleremo quando poi ci occuperemo della gara allievi. Intanto con il numero 124 abbiamo Mincior, Cosmin Mincior della Via Nova, che si è riportato su colui che ha allungato per primo, vale a dire Ceccarelli. Ora nuovamente l'atleta dell'Olimpia Valdarnese rimane da solo, questo è il tratto meno difficile, tratto in discesa, e vediamo proprio l'esponente della formazione valdarnese che già ha vinto in questa stagione grazie a Banini che gareggia proprio nel primo anno, un successo ottenuto in Umbria da parte di questo atleta. Organizzazione della Fosco Best di Calenzano, secondo impegno stagionale per i dirigenti dopo il Memorial Piero Baccheretti a Calenzano, e gara che vede la presenza del presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo Saverio Metti, del vicepresidente vicario Mauro Renzoni, del consigliere Federico Micheli, poi anche Marco Buggiani della struttura tecnica regionale, Simone Lamanda della Commissione Regionale Giudici di Gara, per questa manifestazione che ha riscosso un ottimo successo. 74 gli atleti al via, un'ottantina saranno quelli del secondo anno, e poi la gara degli allievi, quindi oltre 250 complessivamente i concorrenti in questa più che giornata azzurra, da definirsi mattinata azzurra, perché appunto nella tarda mattinata si concluderanno le manifestazioni. Intanto l'attacco di Brian Ceccarelli è stato praticamente neutralizzato, quindi il gruppo, anche se molto allungato, sono rimasti una ventina gli atleti sulla testa, praticamente sta tornando compatto, e quindi andiamo a vedere quando siamo praticamente ad un giro e mezzo dalla conclusione quella che è la situazione con gli atleti che stanno affrontando il tratto che gli immette proprio all'imbocco della salita. Con questa curva inizia anche il tratto finale, un ultimo chilometro, lo abbiamo detto, in costante ascesa, e poi proprio in dirittura di arrivo il vento di tramontana contrario. Intanto con il numero 159 Luca Iavazzo, che prova ad allungare, atleta che si è ben comportato domenica nella competizione di Coltano, ha ottenuto il terzo posto in quella gara vinta dal suo compagno di squadra Mezza Salma, che naturalmente è in gara anche oggi. Ora si volta in questo momento mentre sta raggiungendo la zona praticamente di arrivo Iavazzo, che è stato l'ultimo attaccante dopo il tentativo di Ceccarelli. Numerosi gli sportivi, lo vedete, distanziati, naturalmente le restrizioni anti-Covid consentono agli sportivi di essere presenti lungo il percorso, ma di mantenere il distanziamento interpersonale oltre all'uso delle mascherine, e numerosi come si può chiaramente vedere da queste immagini, coloro che sono assiepati. Questa invece è la zona di arrivo, la zona transennata, e vedete che è soltanto consentito agli addetti
tutti essere in questa zona mentre siamo al passaggio in pratica dalla zona del traguardo, con le immagini che arrivano anche dalla seconda telecamera, con Iavazzo che sta per essere ripreso ed è iniziato l'ultimo giro. È suonata la campana, quindi Iavazzo con qualche metro, ma gruppo che praticamente era molto vicino, e lo vediamo in questo momento comunque con il 159 Iavazzo, mentre con il 112 Andrea Legname della Fabrimar Marco Forever. Raggiunti i due, ora prova ad allungare con il 133 Tommaso Vanini, del quale abbiamo ricordato una vittoria ottenuta in provincia di Perugia in questa stagione, ed è proprio l'atleta valdarnese dell'Olimpia che prova ad allungare, prova a sorprendere tutti negli ultimissimi chilometri, perché ormai siamo a meno di 3 chilometri dalla conclusione della gara. Questo è il tratto, definiamolo, più alto del circuito, da qui poi si inizia a scendere fino ai piedi del tratto conclusivo in salita. È un tratto anche che presenta, lo vedete, un paio di curve insidiose, con Banini che continua a viaggiare. Siamo in una zona splendida, ricca di uliveti, questa del Colle, nella zona tra Settimello di Calenzano e Calenzano, e che ospita tradizionalmente da molti anni il ciclismo. Abbiamo ricordato appunto le origini ciclistiche per quanto riguarda questo anello, che si rifanno addirittura a quasi 50 anni fa, era il 1973. Abbiamo visto anche Alvaro Belli, che è l'addetto al contagiri, Alvaro Belli che per tantissimi anni, quasi 50 anni, è stato presidente della Fosco Bessi di Calenzano, mentre vediamo sempre impegnato ora Andrea Bonciani, ed è infatti il corridore dell'Olimpia Valdarnese che ha preso decisamente l'iniziativa. Eccolo qua, Andrea Bonciani ha ottenuto un paio di piazzamenti, il corridore dell'Olimpia Valdarnese ora si lancia all'attacco. In precedenza avevano provato prima i suoi compagni di squadra Ceccarelli e Banini, ora invece è Bonciani che ha guadagnato una dozzina di secondi, ha un buon vantaggio anche perché ha avuto un brillante avvio di stagione, a denotare un'ottima condizione questo tredicenne valdarnese che ora affronta questo tratto in discesa prima di quello finale più impegnativo. Vedremo se il gruppo sarà capace di riportarsi sul battistrada, su Bonciani, Andrea Bonciani. Attendiamo proprio il gruppo per vedere alle spalle la reazione dello stesso. Vedete i suoi compagni di squadra che evidentemente stanno cercando di controllare la reazione. C'è anche un atleta, l'abbiamo vista con il 137 Elisa Ferri, campionessa italiana del fuoristrada, bravissima questa atleta dell'Olimpia Valdarnese. Ora anche altri compagni di squadra del battistrada stanno cercando di frenare la rincorsa del gruppo, e quindi Bonciani mantiene ancora 13-14 secondi di vantaggio nel tratto pianeggiante e in leggera discesa prima dell'ultimo chilometro, tutto in salita. Ed andiamo a recuperare il battistrada superando la macchina, superando la moto di Massimo Capocchi, che è la moto in formazione, e proprio all'imbocco in pratica del tratto finale in salita andiamo a recuperare il corridore al comando della gara. Siamo ad un chilometro dalla conclusione, Andrea Bonciani sempre da solo, maglia dell'Olimpia Valdarnese di Montevarchi, una società che fa del vivaio giovanile da molti anni a questa parte, naturalmente la sua massima espressione e tanti successi ottenuti anche nella categoria giovanissimi, con gli scudetti tricolori conquistati dall'Olimpia Valdarnese. Ora cerca Andrea Bonciani
di fare il bis stagionale per la società di Montevarchi dopo la vittoria, abbiamo ricordato, di Vanini. Tiene Andrea Bonciani, si avvicinano gli inseguitori, 8 secondi l'ultima segnalazione, ma siamo già praticamente sul falso piano prima del finale. Gli applausi meritatissimi da parte degli sportivi, è stato coraggioso, è stato bravo, tenace Andrea Bonciani, e va ormai a conquistare il successo perché gli inseguitori non sono più in grado di recuperare, nonostante il lavoro del team Valdinievole alle spalle e quello di altre formazioni. Infatti ecco la telecamera fissa che ci mostra Andrea Bonciani che va a cogliere il successo dietro ad una trentina di metri gli antagonisti, ma nulla da fare, è Andrea Bonciani che va a vincere la Coppa Comune di Calenzano per gli esordienti del primo anno. Questo invece è Mezza Salma che arriva in seconda posizione del team Valdinievole, poi Post Piskel della Pedale Senese in terza, in quarta di Riccio, poi Ceccarelli, Legname, Capodarca, Cialdini, Morena e Lisac. Questo dunque l'ordine d'arrivo per quanto riguarda la gara del primo anno che si è appena conclusa. Ed ecco le immagini anche del replay, lo vedete, gli ultimi metri li abbiamo dedicati volentieri al bravissimo Andrea Bonciani che va a conquistare il successo con gli altri lì a qualche decina di metri, ma che non sono riusciti a neutralizzare il suo attacco, il secondo posto di Mezza Salma e il terzo da parte di Post Piskel. Dopo una serie di altre brillanti prestazioni, Andrea Bonciani ha ottenuto il successo. Nell'ultimo giro hai guadagnato qualche decina di metri, bravissimo fino alla fine. Sì, ho visto che il gruppo aveva rallentato e quindi ho provato a scattare, e dopo ho preso una decina di metri, ho visto che andavo e mi sentivo bene e sono partito. Andrea, un bel inizio di stagione per l'Olimpia Valdarnese, Vanini ha vinto in Umbria, te hai ottenuto un paio di piazzamenti ed oggi questa bella vittoria. Sì. Chi si dedica a questa bella vittoria? La dedico alla mia squadra, ai miei genitori e a mio fratello. Bravo, complimenti, complimenti ad Andrea Bonciani. Eccoci con Massimo Mezzasalma che ha cercato il bis dopo la vittoria di Coltano. Nel finale non sei riuscito a rientrare su Bonciani. Sì, perché aveva preso qualche 10 metri di vantaggio. Non ce la facevo perché avevo dato, quasi avevo dato. Poi nella salita mi ha dato, quindi io non ce la facevo più. Però speriamo alla prossima gara di arrivare primo. Senti, gara davvero impegnativa, la più impegnativa in questo inizio di stagione. Questa gara è stata un pochino duretta perché c'è stata la salita, però il bello era che ci si riposava nella discesa. Grazie a Massimo Mezzasalma, complimenti anche all'atleta della Eroica Pedale Senese 1952 Post Piskel che ha ottenuto il terzo posto. Soddisfatto per questo piazzamento? Sì, sì, molto soddisfatto, è una gara dura e ho visto che all'ultimo giro Bonciani appunto era andato via, ho provato a chiudere ma non ce l'ho fatta, a quel punto mi sono risparmiato per la volata e negli ultimi 100 metri Mezzasalma mi ha superato. Senti, nell'ultimo giro quando è andato via Bonciani ha guadagnato una quindicina di secondi, non siete riusciti a trovare l'accordo per rientrare? No, dietro c'erano i suoi compagni di squadra molto bravi che hanno fatto tappo e nessuno voleva andare a tirare, quindi è riuscito a prendere un po' di vantaggio e andarsene. Complimenti. Grazie mille. E la giornata azzurra sul circuito del Colle a Calenzano prosegue con la gara riservata agli esordienti del secondo anno, quelli che hanno dunque 14 anni, ed è la 73esima Coppa Comune di Calenzano, 19esimo trofeo degli Assi, che prosegue con questa seconda gara. 80 gli atleti pronti a prendere il via dopo il controllo rapporto dei sorteggiati, si stanno togliendo la mascherina per poi prendere il via, e i giri in programma per questa seconda gara sono 8 rispetto ai 6 di quella precedente, 28 i chilometri complessivi in programma.
continua a soffiare un discreto vento sul circuito, vediamo anche gli atleti delle varie formazioni pronti al via. Ne approfittiamo per andare a ricordare le formazioni impegnate, che sono state in pratica anche le stesse nell'altra gara precedente: la Fosco Best di Calenzano, la società organizzatrice, la Polisportiva Albergo del Tongo, la formazione di Una Bici per Tutti, il Club Ciclo Appenninico 1907, che ricorda l'appuntamento con esordienti primo e secondo anno del 1° maggio a Luco di Mugello, poi la Ciclistica Mobilieri Ponsacco, la Via Nova, la Berti Mobili Benassi, la Butese, l'Olimpia Valdarnese, il Pedale Toscano Ponticino, la Polisportiva Mille Luci, la Gastone Nencini, la San Cascianese Ciclismo, l'Aquila, il Team Valdinievole, la Coltano Grube Costruzioni, la Donoratico, l'Empolese, la Monte Carlo Ciclismo, Pizzeria La Rusticanella, il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli e poi anche atleti del Team Stradella, Vaiano Bike, Pedale Senese e Borgo Nuovo. Queste tutte le formazioni impegnate, la partenza è stata già data fino a questo momento, una manifestazione che sta scorrendo nella maniera più tranquilla, ottimamente organizzata con i vari accorgimenti e le restrizioni anti-Covid, quindi il rispetto dei protocolli sanitari previsti per le manifestazioni sportive, e questo appuntamento che conferma una volta di più l'impegno della Fosco Best di Calenzano, che sarà poi impegnata anche tra un paio di settimane, sabato 1° maggio, quando a Calenzano si correrà il Gran Premio Lavoratori riservato alla categoria allievi. Le maglie della Coltano Grube, del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, che è una delle formazioni più attese, perché tra le proprie file ha quel Micheli, vincitore domenica scorsa a Coltano, e poi anche Amari, autore di un quarto posto in questo avvio stagionale, in queste battute iniziali del 2021 per la categoria esordienti. Categoria esordienti che, aggiungiamo, tornerà a gareggiare in Toscana nel giorno del 25 aprile, domenica 25 aprile, con le gare ad Albergo in provincia di Arezzo, dove ci saranno anche gli allievi, quindi un'altra giornata azzurra in quella occasione in provincia di Arezzo. Oggi invece in provincia di Firenze, sul circuito del Colle tra Settimello e Calenzano, mentre vediamo tutto il gruppo in questa immagine da fondo gruppo, dopo che lo stesso ha superato la nostra moto ripresa. E andiamo con le immagini a vedere quello che sta avvenendo dopo circa 8 chilometri. Siamo infatti nel secondo giro, quasi nel secondo giro, con il gruppo compatto numero 70 di gara per Pietro Turini della Monte Carlo Ciclismo, che sta facendo l'andatura maglia grigio-rossa della formazione lucchese del presidente Di Galante a fare l'andatura. Poi lo vedete anche le maglie della San Cascianese Ciclismo nelle prime posizioni del gruppo, con le altre squadre come il Team Stradella, che vediamo in maglia arancione, sta salendo con un paio di atleti nelle posizioni di testa del gruppo, che fino a questo momento comunque si mantiene compatto. Non ci sono stati allunghi, non ci sono stati tentativi di fuga. Per quanto riguarda i partecipanti a questa gara, vogliamo segnalare che ci sono diversi giovani che si sono già segnalati in queste battute iniziali della stagione, come Riccardo Del Cucina dell'Olimpia Valdarnese, Niccolò Iacchi, quarto in una gara in provincia di Modena, Davide Giulietti, vincitore di una gara in Sicilia, e poi ancora i piazzamenti di Giulio Pavi dell'Innocenti della San Cascianese Ciclismo, quello di Fiaschi della Coltano Grube,
di Amari e Micheli abbiamo già ricordato, quindi insomma ci sono atleti che si sono già distinti in queste battute iniziali e vedremo su questo anello impegnativo sicuramente per la categoria esordienti cosa succederà. Intanto siamo al terzo giro, ora sono 9 i chilometri già percorsi, c'è questo allungo che vede impegnato Mirko Damiano, atleta della Polisportiva Mille Luci, questa società che nelle ultime settimane, negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con la perdita purtroppo di un paio di dirigenti, ricordiamo Enzo Cipolli, ricordiamo Alessandro Biondi che erano vicinissimi a questa società di Casalguidi che vede la formazione esordienti guidata da Franco Chiucchiolo, tra l'altro sulla maglia della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi anche una scritta significativa Gio che si riferisce a Giovanni Iannelli, il 22enne atleta pratese morto nell'ottobre del 2019 a Molino dei Torti in provincia di Alessandria durante la volata di una gara ciclistica che il cui caso non è sicuramente ancora concluso per il grande impegno nel chiedere giustizia da parte del papà Carlo Iannelli, in fondo dell'intera famiglia Iannelli e anche del gruppo social guidato da Francesco Chiucchiolo che appunto si sta battendo chiedendo costantemente giustizia e chiedendo anche un processo che fino a questo momento però è stato negato perché proprio di recente c'è stata la decisione da parte del giudice per le indagini preliminari di Alessandria che in pratica ha avvallato la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del caso. Comunque, ancora ripeto, è una questione aperta. Auguriamoci che trovi in qualche maniera definizione, ma soprattutto nell'interesse della sicurezza degli atleti e per fare giustizia verso Giovanni Iannelli. Vediamo il gruppo in questo momento nel tratto in salita con Davide Giulietti, l'atleta del gruppo sportivo Gastone Nencini che a fare l'andatura, poi con il numero 75 è Micheli, con il 41 invece abbiamo Pavi degli Innocenti, tre degli atleti sicuramente più attesi in questa prova, si transita dal traguardo in questo momento, ormai sono stati già percorsi per quanto riguarda anche questa prova, una quindicina di chilometri, sono complessivamente 28 quelli da percorrere, ora c'è un tentativo di fuga che cerca di essere messo in atto dal numero 20 di gara Marco Simoncini della Butese, la società che domenica scorsa ha organizzato la gara riservata alla categoria allievi a Coltano, subito si porta su di lui Giulio Pavi degli Innocenti, ma anche il gruppo con Micheli e gli altri va a chiudere definitivamente, quindi anche il tentativo di Simoncini non ha avuto fortuna e si continua a viaggiare a gruppo compatto. Nella prima parte di questa competizione, quindi nei primi circa 15 chilometri, il gruppo è rimasto costantemente compatto, poi qualche sollecitazione, qualche sussulto, qualche tentativo, qualche accelerazione che ha visto aumentare la velocità con una media che sfiora i 37 orari fino a questo momento, ma comunque gruppo compatto quando si continua in questa 73esima Coppa Comune di Calenzano, 19esimo trofeo degli assi. Ora a provarci con il numero 76 è Zeno Pisani del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, ma subito Pavi degli Innocenti è sulla ruota con Micheli poi in terza posizione, con Fiaschi in quarta e poi via via gli altri che sono a ridosso, si torna nuovamente praticamente ai piedi del
tratto finale, siamo a circa qui 1,5 km dal traguardo, si torna ad iniziare la salita fra non molto con il gruppo compatto che occupa l'intera sede stradale in questa gara. Da segnalare anche qualche curiosità inerente la gara: il giro è stato percorso in 5 minuti e 56 minuti, il giro più veloce 5 minuti e 42 secondi è stato il quinto, mentre vediamo in questo momento che comunque l'andatura è abbastanza buona, mentre questa è la zona già di ritrovo delle ammiraglie, la zona appunto che consente le varie operazioni, la misurazione temperatura, poi naturalmente il rilascio della dichiarazione per essere ammessi al sito di gara, al campo di gara, in questo caso al circuito del Col. Ed inizia qui la salita verso il traguardo. Si tocca via del Colli, via delle Cantine, via delle Vigne per questa competizione allestita dalla Foscobesti di Calenzano, grande realtà del ciclismo giovanile fondata nel 1948, mentre in questo momento sono anche gli atleti del team Stradella con un paio di elementi, Bertelli e Paolini nelle prime posizioni, a condurre il gruppo stesso in avvicinamento al passaggio quando ormai siamo a circa 4 km, meno di 4 km dalla conclusione di questa prova. Prova che ha visto fino a questo momento sempre il gruppo compatto, qualche tentativo c'è stato soprattutto nella seconda parte della prova nel corso del quinto e sesto giro. Ecco qua le immagini dalla telecamera fissa che ci mostrano il gruppo che sta transitando dalla zona del traguardo, vedete Alvaro Belli che mostra il cartello che segnala l'inizio dell'ultimo giro, suona la campana, 3,5 km alla conclusione con Fiaschi che sta facendo l'andatura in questo momento, ora prova un altro allungo, corridore della Olimpia Valdarnese, il gruppo naturalmente si allunga sullo scatto che è stato appena effettuato, il numero di gara 22 per Riccardo Del Cucina, e attenzione perché Pavio Innocenti e Micheli subito pronti, tre grandi favoriti di questa prova. Ecco qua questo confronto a tre Del Cucina con Pavi dell'Innocenti e con Micheli, ma naturalmente sembra non esserci grande accordo, ora cerca di rilanciare il fiorentino figlio dell'ex professionista Dimitri che corre nella San Cascianese secondo domenica a Coltano, ed è proprio Dimitri Pavidi, ed è proprio Pavi dell'Innocenti a fare l'andatura con Del Cucina ora che si porta in prima posizione, Micheli in seconda, ma vedete gli atleti del team Stradella vanno a chiudere, quindi si esaurisce il tentativo che ha visto protagonisti per circa 500 metri tre dei giovani più attesi in questa gara esordienti del secondo anno, con l'allungo di Del Cucina, la replica immediata di Micheli e naturalmente anche quella di Pavi dell'Innocenti, ma tutto da rifare, gruppo allungato perché l'andatura è sostenuta, siamo in discesa e quindi ormai è un paio di chilometri e alla termine di questa gara riservata agli esordienti del secondo anno, e sarà importante, determinante soprattutto questo ultimo chilometro in salita e controvento per vedere chi sarà in grado di prodursi in uno sforzo maggiore e quindi in grado naturalmente di poter ottenere il successo o comunque di contendersi le prime posizioni. Siamo sempre in discesa, discesa che sta per terminare perché dalla breve collinetta del circuito i corridori stanno piombando in pratica nella zona
di via Dante Alighieri e di via Giusti, e ora stanno attraversando proprio un tratto abitato con una decina di atleti che hanno un leggerissimo margine di vantaggio. Si è leggermente frazionato il gruppo, intanto con il numero 39 Ferruzzi della San Cascianese Ciclismo a fare l'andatura. Eccolo qua Ferruzzi che sta facendo l'andatura, e gruppo allungato ancora, siamo in discesa e che termina praticamente qui quando appunto i corridori vanno ad immettersi sul tratto che è stato costruito abbastanza di recente, è un tratto nuovo che ora vanno ad affrontare gli atleti prima di entrare su quello che è il vero e proprio circuito del Colle, con una curva a sinistra. Sono una venticinquina gli atleti che formano il drappello di testa, ci sono in pratica tutti i favoriti. Vediamo anche le maglie della Polisportiva Mille Luci, con Poli, con Iacchi, poi anche Amari, Frasconi del pedale toscano Ponticino, c'è anche Buti, Corrao, Fiaschi, Pisani nelle prime posizioni, le maglie della San Cascianese in questo momento a fare l'andatura. Si affronta in questo momento la curva che dà inizio al circuito e c'è un nuovo scatto, un nuovo allungo da parte di Riccardo Del Cucina. Del Cucina prova ancora, il primo tentativo non è riuscito, dietro Pavi degli Innocenti si lancia al suo inseguimento, Del Cucina insiste nella sua azione, dell'atleta dell'Olimpia Valdarnese che prova a insistere proprio mentre si immette sul falso piano che porta verso il traguardo, ma intanto Pavi degli Innocenti è sulla ruota, anche gli altri si fanno sotto, sembra esaurirsi anche questo secondo tentativo da parte di Del Cucina. Infatti è così, gruppo praticamente compatto per lo sprint finale, vedremo, ecco le maglie della Polisportiva Melucci, vediamo infatti in questo momento Niccolò Iacchi davanti a tutti, Niccolò Iacchi resiste dietro il suo compagno di squadra Poli, ed è Niccolò Iacchi che va a vincere su Poli, Amari, Frasconi, Buti, Bertelli, Micheli, Corrao, Fiaschi e Pisani. Bello sprint veramente di potenza da parte di Niccolò Iacchi, il 14enne di Ruffina, lo vediamo in questo replay, grande progressione la sua dopo il quarto posto in provincia di Modena, questa bella vittoria per la gioia del papà Sauro e della mamma Laura al termine di questa gara di Calenzano. Ed ecco il podio per quanto riguarda la gara dei esordienti del secondo anno, Niccolò Iacchi, quarto domenica in provincia di Modena e oggi a segno brillantemente davanti al suo compagno di squadra Tommaso Poli, per la gioia di Franco Chiucchiolo, direttore sportivo della Polisportiva Mille Luci Casalguidi, e poi bravo Gabriel Amari del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli che ha tenuto il terzo posto. Quarto, ho ricordato, domenica, oggi questa bella vittoria, hai messo tutto in fila. Sì, oggi proprio non pensavo di farcela perché non sono corse proprio adatte a me, ma ho visto che la corsa era venuta dura, però sono sempre stato dietro alle fughe, visto che la gamba c'era, quindi ho detto do il tutto per tutto e infatti ce l'ho fatta. Torniamo un attimo a te, sentiamo anche Tommaso Poli, secondo a completare il trionfo della formazione del presidente Ugo Ginanni. Sì, e sapevo che questo era invece un percorso adatto alle mie capacità, mi sono trovato un po' indietro all'ultima curva, però sono riuscito a rimontare e a fare un buon secondo posto. Torniamo a Nicola, una vittoria importante per voi della Polisportiva Mille Luci, sono stati giorni non certo felici e quelli trascorsi, Nicolò. Sì, quest'anno purtroppo ci sono venuti a mancare due grandi della squadra e infatti voglio dedicarla soprattutto a loro due, sono Enzo Cipolli e Alessandro Biondi, che hanno dato il tutto per noi e ora noi si dà tutto per loro. Una vittoria dunque importante, sentiamo anche Franco Chiucchiolo, poi torneremo naturalmente con Gabriel Amari. Un bel trionfo, primo e secondo. Sembra strano, ma da ieri che siamo carichi perché, per ricordare, come ha detto Iacchi in questo momento, Alessandro Biondi, si era detto domani si corre per loro e per la società. Noi oggi si è dimostrato ad avere un gruppo molto affiatato e poi anche bisogna dire
grazie a questi ragazzi, ce la mettono tutti e se la meritano perché sono veramente bravi. Io voglio fare un augurio al nostro presidente Ugo, perché oggi abbiamo corso anche per Ugo, per il nostro presidente della Mille Luci. Gabriele Amari, Velo Club Scuola Simo di Empoli, un nuovo piazzamento in attesa magari di vincere. I migliori risultati, oggi era un percorso non molto adatto a me, ma stavo bene, ce l'ho fatta rimanere nel gruppo davanti e infine ho fatto la volata e sono arrivato terzo. E oggi... Percorso duro, Gabriel, questo? Sì, molto duro. Ora, non uno dei più duri, ma abbastanza duro, non era proprio le mie caratteristiche.